Buonasera a tutti. Stasera andiamo a vedere come si fa a montare una tubofiala all'interno della propria carpool Ecolago. Chiaramente, come premessa, e la faccio sempre, sono video a scopo indicativo per quello che riguarda il punto di vista dell'ASO e non sostituiscono assolutamente dei pareri clinici o quant'altro. Quindi lo ribadisco, la scelta di ogni qualsiasi cosa a livello clinico è solo dell'odontoiatra. Qualora non mi conosceste, mi ripresento, sono Mentasti Rossana, sono un ASU, un ex odontotecnico e ora faccio formazione presso un ente di ASO in Lombardia che si chiama TSS, Target Service Solution. A tra poco, ci vediamo con il video. Adesso andiamo a vedere, come stavamo dicendo prima, il come montare una carpool. Lo ripeto sempre, io sono a casa in questo momento e faccio un video senza guanti con cose che ho utilizzato per le lezioni, quindi anche le scadenze ovviamente non sono assolutamente fattibili se fossimo in studio. Quindi lo ripeto sempre, è un video puramente a scopo formativo. Allora, in questo caso, da parte dell'ASO, quando il dottore avrà scelto il tipo di tubofiala, il tipo di ago, l'assemblamento, chiaramente con i guanti, lo potremo volendo fare anche noi, sempre se il dottore è d'accordo. Quindi in questo caso io ho una carpool a caricamento anteriore. Che cosa succede? Bisogna andare a prendere lo stantuffo della carpool e tirarlo il più indietro possibile. Tenere verso di noi questa parte, diciamo così, vuota e prima di tutto inserire della nostra tubofiala la parte color ottone, color oro, verso la parte dove poi avverrà l'inserimento dell'ago. Una volta infilata in questo modo, se notate, guardate questa parte, vedete che adesso è qui. Guardate cosa succede. Adesso la sto facendo sparire. Come la sto facendo sparire? Semplicemente spingendo indietro, ecco qua, spingendo indietro questa parte. Quindi che cosa si fa? Si va ad avvicinarsi e se vedete in questo momento la tubofiala non entrerebbe mai. Spingendo indietro questa parte, entra e si inserisce. Non basta, bisogna poi dare una spinta e avvitare questa parte, perché notate questa zona adesso, guardate cosa succede. Vedete che man mano che io giro, gira anche lei, perché in questa parte ci sono degli spuntoni, in questo caso sono due codine che vanno a inserirsi in questa parte di gomma dello stantuffo della nostra tubofiala e permetteranno di, premendo poi la parte della carpool, far fuoriuscire il contenuto della tubofiala o, qualora servisse al dottore, fare la retroaspirazione nella tecnica dell'anestesia tronculare, di poterlo fare. Se questo non fosse ben agganciato nel momento in cui si tira indietro, ecco, guardate, vedete che adesso si è sganciato. Quindi rifaccio da capo il movimento. Siamo partiti così. Inseriamo la tubofiala dalla parte anteriore. Spingiamo indietro la parte posteriore e la facciamo alloggiare. Una volta che è alloggiata, spingiamo bene con forza in modo che questa parte si inserisca all'interno del nostro stantuffo di gomma. Una volta fatto questo, sempre con l'ago scelto dall'odontoiatra, si andrà a inserirlo, avvitarlo e, come potete notare, guardate da questo punto di vista dentro al tappo, vedete che se io adesso spingo, eccole qui, fuoriescono gocce. Quindi in questo caso poi il dottore toglierà il tappo e praticherà l'anestesia. Una volta che avrà utilizzato il tutto, anche se fosse avanzato del contenuto della tubofiala, che sappiamo che assolutamente non può essere per nessun motivo riutilizzato, non si può assolutamente mai fare questo lavoro. Questo
Questo lavoro no, nel modo più totale assoluto, è proprio vietato per legge, sia per il dottore sia per chiunque dovesse fare un lavoro del genere. Quindi l'incappucciamento a due mani. Mai nessun motivo, perché è molto facile che sbagliando mira ci si vada a pungere e non è ai che male. In questo caso l'ago, non essendo stato utilizzato, rimarrebbe come un pungersi, diciamo come l'ago da cucito. Il problema è che dobbiamo immaginarci in studio e quindi che cosa succederebbe? Succederebbe che l'ago, essendo stato utilizzato, è potenzialmente infetto e se avvenisse questa puntura accidentale diventerebbe veramente un problema. Quindi assolutamente mai mettere le mani vicino. Che cosa si può fare? Si può andare a prendere una pinza che abbia la caratteristica di essere autobloccante, quindi con questi dentini che facendola chiudere me la tengono ferma. In questo caso è una pinza portaoncini di Maio e andando a prendere il tappo si può in tutta sicurezza andare a, qualora ci fosse bisogno, reincappucciare l'ago. Idem se si dovesse svitare, in questo caso tenendolo fermo, andando a girare direttamente la carpool. Eccolo qui. Si va a rimuovere in sicurezza il lago e poi ad eliminarlo all'interno del suo contenitore dei pungenti e dei taglienti. Per quello che invece riguarda la fiala, bisogna fare esattamente il lavoro inverso che abbiamo fatto prima, quindi svitare in modo da sganciare lo stantuffo, tirare ancora indietro e, per gravità, girandola, permettere di far fuoriuscire la tubofiala.